Rieccoci al report speciale elezioni, è arrivato il primo ospite, lo saluto Marco Marin, grazie di essere con noi. Ovviamente fra Buonasera a tutti, poco grazie a voi. commenteremo con lui le vicende nazionali, praticamente le europee, però prima abbiamo collegato Emiliano Emiliano Scincaglia, Scincaglia vero? da Campo San Allora Piero. andiamo a sentire subito Emiliano, chi ha come ospite, a te la linea Emiliano, eccolo lì, vai Emiliano. Grazie per la linea, un saluto a lei direttore, un saluto anche ad Alice, naturalmente ai vostri ospiti e ai nostri Buonasera, telespettatori. grazie. Come potete intravedere, accanto a me c'è Katia Maccarrone, riconfermata sindaco di Campo San Piero. Ricordiamo, mi permetta, seconda donna dal 1866 e prima donna come riconferma. Complimenti. Qual è, secondo lei, insomma, la chiave, parliamo così, della sua riconferma, del suo successo? Allora, la chiave della riconferma, per la quale ringrazio veramente i tanti cittadini che ci hanno sostenuto, credo che stia nella continuità e nel rinnovamento, per come si è presentata la nostra squadra. E la chiave, da una parte, è quello che abbiamo fatto nei 5 anni con i consiglieri uscenti, con risultati concreti per la città che i cittadini hanno apprezzato. E l'altra è stata il clima di ascolto, di collaborazione, di armonia che abbiamo cercato di instaurare nella nostra comunità e con cui ci siamo ripresentati. Credo che questo ci abbia premiati. Ricordiamo che qui la sfida era diretta nei confronti insomma, di Gumiero Andrea, il sindaco Maccarrone con 3.671 voti e come percentuale si è attestato insomma, al 57,62% nei confronti dello sfidante che si è fermato a 42,42% con circa 2.704 voti. Se non ci sono domande, a voi studio. No, va benissimo, grazie Emiliano. Fai complimenti ancora al sindaco di Campo San Piero. Tra poco avremo ancora Emiliano collegato con i vari paesi, vario territorio della provincia di Padova. Allora, Alice, visto che abbiamo ed è venuto a trovarci Marco Marin come primo ospite di questa speciale elezione, andiamo e diamo un po' i numeri, non così come si diceva, i numeri delle elezioni all'Europa, dove vince la Lega, anzi stravince, purtroppo ha un brutto colpo il Movimento 5 Stelle, Forza Italia rimane lì sempre in equilibrio, cresce Fratelli d'Italia, ma soprattutto cresce il PD. Allora, se andiamo a vedere Alice i numeri così possiamo commentarli con Marco Marin, ci fa l'analisi appunto di questa tornata elettorale. Vediamoli Sì, un po'. io partirei innanzitutto dall'affluenza, perché diciamo che il voto europeo è il meno attrattivo di tutti gli appuntamenti elettorali, ha comunque richiamato una buona affluenza e nella media tra i 21 paesi dell'Unione l'affluenza è stata del 51%, che è comunque il dato più alto degli ultimi 20 anni. E partiamo, appunto, parliamo dell'affluenza in Italia che è stata del 56,3%, 5 anni fa era del 58,7%, del Veneto si è 74%, che è comunque un dato in linea con le europee del 2014, che appunto registravano un'affluenza del 63,93%. E poi Padova, il dato dell'affluenza è stato del 67,29% e si rapporta ad un'affluenza del 2014 che si attesta al 69,15%. Ne è uscita comunque un'Europa frammentata, i sovranisti crescono ma restano comunque all'opposizione. Diciamo, dato che abbiamo qui Marco Marin che rappresenta Forza Italia in questo caso ha ceduto terreno e ha sfiorato comunque l'asticella del 10%. Abbiamo i dati proprio fisicamente, cioè Eccoli andiamo qui i nei dati, numeri sì. così possiamo ragionarci sopra meglio. I Allora. dati, ecco, per quanto riguarda ovviamente l'Italia, Lega Salvini Premier ha raggiunto il 34,33%, poi Partito Democratico 22,69%, Movimento 5 Stelle 17,07%, Forza Italia 8,79%, Fratelli d'Italia 6,46%. Ci fermiamo così. La prima domanda che mi viene da Sei farti, Giorgio. Marco, siamo un popolo strano, eh?
c'è un po' prostrano, dove nel giro di un anno un partito prende il 32% e l'anno dopo perde il 15%. D'accordo, voi politici direte altre elezioni, altre motivazioni, però sta di fatto che il Movimento perde, è sfiduciato di 15 punti, la Lega ne prende 15, cioè, perché l'Italia è così? Ti faccio una domanda abbastanza banale, che poi però è il succo che la gente vuole sapere, perché siamo così? Perché il consenso ultimamente in Italia è, non voglio dire che è aleatorio, ma insomma è volatile. Europei precedenti prese il 40%, tutti dissero che era il padrone dal punto di vista politico dell'Italia, abbiamo visto che tre anni dopo, alle elezioni dell'anno scorso ha preso il 18%. Un voto comunque che va contestualizzato e particolare. E questo senza ombra di dubbio. L'analisi politica, se vuoi comincio a farla, e secondo no, me… Sì, ti chiedo scusa se ti interrompo, se avremo dei collegamenti ovviamente con il territorio, e sul territorio prego, poi può farla pure Marco. Beh, è chiara, diciamo che mi sollecitavi sul Movimento 5 Stelle che passa dal 32, il Movimento 5 Stelle è un momento di protesta, è messo alla prova del governo con tanti no, cito l'autonomia perché siamo in uno studio in Veneto, ma cito la flat tax, ma cito la TAV Torino-Lione, ma anche la Padova-Brescia, è chiaro che non ha potuto, non solo ha detto tanti no e quindi non ha governato bene, ha detto anche, non ha neanche mantenuto le promesse, per esempio penso alla questione dell'Ilva, aveva fatto delle promesse che non erano promesse serie e praticabili e difatti ha dovuto tornare indietro e quindi questo è il dato del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo la Lega che sta al governo con questi Movimento 5 Stelle, che mi permettimi di dire sono dei dilettanti allo sbaraglio dal punto di vista del governo, non hanno mai governato nulla, e che invece la Lega esprime amministratori importanti come Zaia per esempio in Veneto, come Fontana in Lombardia, esce come un gigante. Matteo Salvini al confronto con Luigi Di Maio esce come un gigante e quindi stando al governo ecco anche una spiegazione un po' diversa di questo risultato elettorale, perché ricordiamoci che la Lega, per esempio in Veneto, ha contestato il decreto dignità, ha contestato fortemente il reddito di cittadinanza, ha contestato fortemente il no alla TAV, ha contestato fortemente il fatto che l'autonomia non arrivi mai. Ecco, io dal punto di vista politico potrei aggiungere che lo contesta il territorio e vediamo un risultato molto buono in Veneto, però tu devi fare dentro il Consiglio dei Ministri, devi portare quella voce nei fatti con i suoi ministri. Arriva Forza Italia. Forza Italia in tutto questo evidentemente. Vi interrompo, scusatemi, perché abbiamo in collegamento Belmaris Kalem. Allora andiamo da Ponte San Nicolò. Andiamo a Belmaris, vediamo se riusciamo ad avere il collegamento. Prima avevamo un po' di problemi all'audio, vediamo e ritorniamo a Ponte San Nicolò dove c'è Belmaris. Vediamola in video così possiamo sentire già i primi commenti del nuovo sindaco di Ponte San Nicolò. Eccoli qui, sì, vai pure. Siamo qui a Ponte San Nicolò, il nuovo sindaco è Martino Schiavonno con oltre il 45% dei voti. Sindaco, soddisfatto del risultato? Sì, molto soddisfatto, è una grande vittoria, sofferta perché dai dati che emergevano dalle europee anche Ponte San Nicolò purtroppo aveva un indirizzo diverso da quello che in precedenza c'era qui a Ponte San Nicolò. E poi siamo riusciti a cambiare la tendenza e a ritornare su quello che Ponte San Nicolò già era e vorremmo continuare ancora a portare avanti. Io credo che sia un bellissimo successo, un successo di una squadra che si è impegnata tantissimo in questa campagna elettorale, di una squadra che ha dato il massimo, che ha dato così la piena disponibilità alla cittadinanza di Ponte San Nicolò. E quindi io do intanto un in bocca al lupo a tutti i miei futuri consiglieri, i miei consiglieri, che da oggi inizia questa nuova avventura, questa nuova esperienza di amministrazione per Ponte San Nicolò e in continuazione con quanto fatto dalla precedente e dal sindaco Rinuncini. Dunque da domani quali saranno le priorità per Ponte San Nicolò? Le priorità da domani sono fin da subito riconquistare tutta quella parte di Ponte San Nicolò che così ha pensato di non darci la loro fiducia. Riconquistandola come? Con il nostro programma elettorale che abbiamo creato con la cittadinanza di Ponte San Nicolò. Programma elettorale che in questo periodo abbiamo costruito, abbiamo formato e realizzato nelle sue peculiarità più significative.
speriamo di poter riuscire a convincere, come dicevo prima, tutta quella parte di Ponte San Nicolò che non ci ha così con il voto dato la loro fiducia. Ma le priorità per Ponte San Nicolò quali sono? Le priorità per Ponte San Nicolò, come ho sempre detto anche in campagna elettorale, fin da subito sarà la realizzazione del polo dell'anziano, l'abbiamo chiamato così. Polo dell'anziano che vedrà la realizzazione della nuova casa di riposo e poi non solo, in un contesto protetto, in un contesto che per l'anziano sarà l'ideale, poter costruire delle residenze protette, delle residenze dove l'anziano si possa sentire a casa loro, l'anziano autosufficiente, l'anziano che ha la propria casa, che la trova ora molto grande e quindi pensa di poter avere una possibilità diversa da quella che ora ha. Poi altra priorità sarà quella del palazzetto dello sport per quanto riguarda Ponte San Nicolò, è una struttura che inizia a mancare perché le palestre attuali stanno facendo il loro egregio lavoro, però c'è la necessità di poter avere un palazzetto polifunzionale per Ponte San Nicolò. E un'ultima priorità sarà quella della cura della persona, la cura della persona a 360 gradi, quindi portare a termine, portare a compimento, portare a sviluppo tutti i progetti che con la passata amministrazione avevamo già predisposto e fatto partire. Bene, grazie, da qua è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Valmarie, come avete visto siamo in rigorosa diretta, sono le 19:46 minuti, vi ricordo che vedete ovviamente in rigorosa diretta i nostri inviati che intervistano i nuovi sindaci dei vari territori di Padova e provincia. La domanda mancava all'appello Forza Italia. Forza Italia. Sì. Si conferma la seconda forza del centrodestra? Certo noi vogliamo fare molto di più in termini di consenso e questo è evidente, però si conferma la seconda forza del centrodestra, fondamentale per vincere, perché poi alle elezioni è facile prevedere, guardi che io ricordo che il Movimento 5 Stelle Di Maio scrisse una lettera al Corriere della Sera prima di fare il governo con la Lega offrendo al PD di fare il governo con loro. È evidente che sta il travaso di voti fra il Movimento 5 Stelle e il PD, no? Ne hanno persi un po' loro e sono andati al PD che passa dal 18 al 23 facendo un buon risultato elettorale, il segretario Zingaretti. Quindi il centrodestra con i collegi che sono circa il 34% e con il proporzionale che è il restante 64-66% deve presentarsi unito. Ha vinto tutte le elezioni regionali, oggi un candidato di Forza Italia, Alberto Cirio, vince in Piemonte insieme a tutto il centrodestra, abbiamo vinto l'ultimo anno circa 10 regioni, è ovvio che il centrodestra deve stare unito per fare il programma, per fare quell'autonomia, quella flat tax, quelle infrastrutture che servono al paese. Tutto corretto Marco, quello stesso, però la mia domanda aveva un attimino uno scopo diverso, cioè io dico qui in Italia, nell'esempio dei 5 Stelle e la Lega e nell'esempio che hai citato tu del PD quando Renzi aveva preso il 40%, qui in Italia un partito prende molti voti, l'anno successivo praticamente li perde costantemente, è una regola quasi fissa qui in Italia. Se porto un paragone, in Germania la Merkel quest'anno ha vinto di poco, pochissimo, però è una vita che è sempre lì tra virgolette al potere. La domanda è perché la nostra classe politica non dà continuità al vertice, perché non riesce a soddisfare i cittadini? Beh, intanto fammi dire, non perché sono di Forza Italia, che Berlusconi è del 1994 che prende milioni di voti, oggi per noi c'è la soddisfazione di vederlo tornare in un Parlamento con più di 500.000 preferenze prese, perché io c'ero la scorsa legislatura al Senato quando fu espulso con voto segreto perché venne applicata in modo retroattivo la legge Severino e Grasso impose il voto segreto perché sennò il Parlamento, il Senato non avrebbe avuto il coraggio di espellerlo, quindi anche questo per un motivo certo di soddisfazione. Poi te l'ho detto, il Paese ha dei problemi, è evidente che ha dei problemi e quindi attende delle risposte. In questo caso il governo spesso risulta, chi ha il governo spesso risulta penalizzato. In questo caso è stato penalizzato fortemente il 5 Stelle perché inadeguato al ruolo, con tutto rispetto, Di Maio è bravo, allora, Renzi prima fece degli errori, fece degli errori pesantissimi, io potrei citarti come gestì la cosiddetta buona scuola, che tutto fu meno che buona. Certo. Annunciò la buona scuola in uno studio televisivo dal tuo collega Bruno Vespa come fosse la terza camera del paese,
c'erano i professori contrari, le famiglie contrarie, i sindacati, non è detto che sia male, contrari, gli operatori della scuola contrari, c'era un paese contrario, lui con arroganza andò avanti. Ragion per cui qui chi è al governo viene penalizzato. L'inadeguatezza del Movimento 5 Stelle è stata talmente tale e tanta che è stato penalizzato fortemente il Movimento 5 Stelle. E ripeto, Salvini nel confronto con Di Maio ne è uscito come un gigante. Però io, facendo i complimenti alla Lega e a Matteo Salvini per il risultato che ha fatto, dico agli italiani: guardate che il governo è uno solo e dal Consiglio dei Ministri il reddito cittadinanza che è uscito a firma Movimento 5 Stelle e Lega. L'ultima domanda. Scusate, in collegamento Maurizio Colombo da Piazzola sul allora, Brenta. Veloce da Maurizio, poi prima di congedare Marco Marini devo fare altre due domande. Allora andiamo a vedere Maurizio Colombo da Piazzola sul Brenta, ovviamente rigorosa diretta, andiamo a vederlo e sentirlo. Eccolo qui, vai Maurizio. È bloccata l'immagine, vedo a scatti ovviamente, vedete il... Sì. Buonasera Giorgio, buonasera Alice, c'è un problema Piazzola sul Brenta. C'è un problema di collegamento, se riusciamo a sistemare il collegamento. Marco, prima di congedarti, due cose: come ne esce l'Europa da queste votazioni, dal tuo punto di vista, e l'Italia, visto che è cambiato il potere, tra virgolette, dei votanti al vertice tra Lega e Movimento, se non cambierà nulla, come dice Salvini, o se secondo te cambierà qualcosa? Allora, in Europa, l'Europa va cambiata. L'Europa c'è, è importante, è fondamentale, non si può pensare di uscire dall'Europa, ma bisogna cambiare questa Europa perché, come avevamo scritto noi nel nostro simbolo, abbiamo candidato proprio Silvio Berlusconi per cambiare l'Europa, perché Silvio Berlusconi, per esempio, Draghi, Mario Draghi, lo si deve a Berlusconi, a Forza Italia, naturalmente, una scelta anche contro la Merkel che appoggiava un altro candidato, certo. Ovviamente. Quindi l'Europa va cambiata. La maggioranza che l'ha gestita fino ad oggi evidentemente non ha fatto tutto quello che andava fatto, va resa più vicina ai cittadini. Oggi il partito di maggioranza è ancora quello che fa riferimento ai nostri valori, di cui noi facciamo parte, la grande famiglia del Partito Popolare Europeo. Quindi moderati, liberali, cattolici, riformatori, e siamo centrali e fondamentali. In effetti ci sono, sovranisti... contro Salvini praticamente. Beh, noi siamo andati in Europa, Berlusconi ha detto, per fare una maggioranza nuova, per fare una maggioranza di centrodestra anche in Europa. Con alcuni valori, perché per esempio io, la mia storia, la storia di Forza Italia, nulla condividiamo con Marine Le Pen, naturalmente, ma io lo dico orgogliosamente, non è un voto che mi fa cambiare idea, perché io in questi valori credo e sono convinto che saranno centrali, non solo in Europa, lo sono già come maggioranza, ma anche nel nostro paese. Anche se tanti tuoi colleghi non la pensano così, hanno lasciato il partito. Cioè, questo è un po' un... Questo quando si finisce un mandato, questo è legittimo e ognuno fa la sua strada, in bocca al lupo a chi non si trova più bene in una squadra e in una famiglia, è giusto che la lasci. Io credo in questa squadra, l'unica maglia che mi sono messo insieme alla maglia azzurra delle Olimpiadi, certo. Poi mi sono messo la maglia di questo partito e mi trovo bene con questa maglia. Grazie Marco Marini di essere stato con noi, lo congediamo perché tra poco abbiamo un altro ospite, abbiamo altri dati Alice. Ora abbiamo Maurizio Colombo da Piazzola sul Brenta, speriamo che vada bene. Che funzioni tutto, ovviamente è il male o il bene della diretta, andiamo a vederlo. Grazie Marco, grazie, come sempre molto gentile, grazie a te. Grazie, allora andiamo Marino. Pure da Colombo, l'ho visto lì, eccolo lì, adesso lo vedo bene. Maurizio Colombo da Piazzola, vai Maurizio. Il tempo è... Sì, siamo... Mi sentite? Ti sentiamo sentite Maurizio subito? Colpi, però credo sia un collegamento che non è dei migliori, eh. Credo che abbiamo... No, purtroppo non è dei migliori, effettivamente qua piove, è molto difficile, però appunto, stavo dicendo prima, siamo con il neoeletto sindaco Walter Milani e una campagna elettorale molto intensa, ma anche molto corretta, dicevamo. Sì, assolutamente, tutti i candidati delle tre liste che hanno concorso all'elezione del sindaco hanno avuto un atteggiamento assolutamente corretto, civile, rispettoso, come deve essere nelle amministrazioni dei paesi dove in realtà tutti ci si conosce anche con gli altri candidati, quindi è stata una cosa assolutamente da apprezzare. Dicevamo una lista civica pura, quindi non ha provenienza politica. No, siamo un gruppo di cittadini che proviene dal mondo delle associazioni, dello sport, del volontariato, che si è proposto per l'amministrazione di questo paese partendo da un'iniziativa assolutamente civica, senza cappelli o liste di partito, e la cosa è stata assolutamente premiata, visto il risultato ottenuto, i cittadini hanno apprezzato. Cosa è più urgente da fare qui a Piazzola? Beh, sicuramente l'ordinario avrà
sicuramente tutta l'attenzione necessaria. Noi, come abbiamo più detto in campagna elettorale, siamo molto proiettati a dare una visione, un progetto di medio-lunga durata e, come abbiamo detto anche in campagna, un qualcosa che vada al di là dei primi 100 giorni di amministrazione. Abbiamo un progetto ambizioso che richiederà tempo, ma che darà una prospettiva al Paese. Nell'immediato, intanto stasera, sicuramente un po' di relax anche per tutti i consiglieri che hanno contribuito a questa campagna, gli amici, i sostenitori. E stasera ci concediamo un'oretta di festeggiamenti, come giusto che sia. Poi la responsabilità è tanta, domani mattina cominciamo a correre. Bene, allora ancora congratulazioni e da qui insomma è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Maurizio, abbiamo fatto il giro completo, vero Alice, di tutti i nostri inviati, la prima parte ovviamente, poi avremo altri comuni, altri 5-6 comuni dove abbiamo inviati che intervisteranno ovviamente i nuovi sindaci del territorio. Saluto Alessandro Bisato, segretario provinciale del PD, bello. Buonasera, contento, a voi. Ha vinto dappertutto, hai capito Alice, il PD è cresciuto e insomma è contento, però è uno che ha fatto una bella battaglia, ha lavorato parecchio, dunque il merito di questo moderato successo, definiamolo così, moderato, sì. È una bella cosa, giusto Alessandro? Va bene. Allora andiamo in pubblicità, poi parleremo con Bisato tra poco.